per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Romani, capitolo 5, versetto 11. L'albero sopra il precipizio. Negli anni 50, il mondo fu sconvolto dalla notizia di 5 missionari trucidati dalla tribù degli Auca in Ecuador. In seguito, la tribù accolse la moglie di uno dei missionari uccisi e la sorella di un altro. Così cominciò l'opera di traduzione del Nuovo Testamento nella loro lingua. I traduttori incontrarono grandi difficoltà nel rendere la parola riconciliare nel linguaggio Auca. Cercarono a lungo un termine equivalente, ma senza successo. Un giorno, uno di questi traduttori stava viaggiando nella giungla con alcuni indigeni. Arrivarono a un precipizio e il missionario pensò che non fosse più possibile procedere. Gli Auca invece presero le asce, abbatterono un grosso albero in modo che cadesse sopra il precipizio, permettendo l'attraversamento. Il missionario scoprì che gli indigeni avevano una parola per l'albero sopra il precipizio. Quel termine esprimeva perfettamente il concetto di riconciliazione. Il grande precipizio tra l'uomo peccatore e un Dio santo fu coperto da Gesù Cristo. Egli si fece uomo, visse senza peccato e morì per noi. Gesù ci ha riconciliati con Dio. Egli è il nostro albero sopra il precipizio.